In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate». Dell'Avvento, che segna l'inizio di un nuovo anno liturgico, e lo facciamo con parole del tutto simili a quelle del Vangelo di ieri, che chiudeva l'anno liturgico. Infatti le parole di Gesù erano: «State attenti a voi stessi, vegliate in ogni momento», mentre oggi ci dice: «Fate attenzione, vegliate». Vorrà dire che queste parole sono importanti se la Chiesa ce le fa sentire sia all'inizio che alla fine, come una consegna da custodire lungo tutto il cammino dell'anno. Mi soffermo in particolare sul verbo vegliare, tanto più che nel Vangelo di oggi viene ripetuto per ben 3 volte. Ci si potrebbe domandare perché Gesù raccomanda di vegliare e non, per esempio, di amare, di avere fede. Andiamo a vedere anzitutto cosa significa vegliare. Nel vocabolario troviamo 3 significati principali: restare svegli, soprattutto nelle ore notturne, stare attenti, proteggere, assistere. Questo ci dice che colui o colei che veglia è disposto a perdere le ore del sonno, a restare con gli occhi ben aperti e a proteggere. E questi sono verbi che denotano una persona che ama e che attende qualcosa, o meglio qualcuno, impegnando tutto di sé, spirito, anima e corpo, per arrivare all'incontro desiderato. E non sono forse questi i verbi che denotano la fede? Quindi chi veglia ama e crede, anzi sa vegliare chi ama e chi crede che il Signore viene. Lo ripeteremo tante volte lungo l'Avvento: Maranatà, vieni Signore. Gesù è già venuto più di 2000 anni fa e sappiamo che tornerà alla fine dei tempi, ma viene ogni giorno nella nostra vita. Però se ne accorge solo chi sta attento, fa attenzione e veglia. Sant'Agostino diceva: «Timeo dominum transeuntem», cioè «temo il Signore che passa e non ritorna», aggiungeva. Ecco, la nostra vita è spesso così abitata da rumori e distrazioni che non c'è facile accorgerci del passaggio del Signore. È senz'altro più facile accorgerci quando ci sembra che non passa, nei momenti di dolore, di fatica, di buio. C'è bisogno di allenamento, senza dubbio, perché nessuno è nato imparato. E la Chiesa, nella sua sapienza, ci fa dono proprio del tempo dell'Avvento per aiutarci a vivere l'attesa, che ci fa affinare lo sguardo degli occhi e del cuore per cogliere il passaggio del Signore e riconoscerne la voce, che essendo una voce di silenzio sottile, come dice la scrittura nel primo libro dei Re, ha bisogno che impariamo quest'arte tanto dimenticata ma preziosa del silenzio, in cui, come diceva il teologo Boneffe, è insita un meraviglioso potere di osservazione, di chiarificazione e di concentrazione sulle cose essenziali. Buon avvento e buona veglia.